sulla datazione appunto delle prime opere difensive della città di Montevarchi si hanno insomma delle datazioni controverse. Quello che è certo però è che sicuramente la cerchia muraria si sviluppò seguendo un andamento ellittico. Quindi il centro urbano era costituito da una via principale, l'attuale via Roma, dove ai lati appunto si trovavano le due porte principali, quindi la porta fiorentina disposta appunto sul lato nord e la porta aretina, quindi a sud. A difesa delle due porte di accesso principali al paese vi erano state costruite due torri, una più monumentale che è appunto detta La Rocca, meglio conosciuta poi come Cassero, che doveva difendere quindi la porta fiorentina, e una di dimensioni più ridotte conosciuta con il nome di Torre di Marchionne. La cinta muraria era costituita anche da altre cinque porte minori, da un antemurale sul ponte Dogana a difesa quindi del mercatale. Le mura vennero così mantenute e tutelate fino a tutto il XVII secolo, quando poi l'espandersi della città e oltre alle mura stesse le fecero cadere nell'oblio e quindi vennero demolite. Ancora oggi però è possibile vedere tratti delle mura solo perché risultano inglobate nelle vecchie abitazioni. Come si componeva il Cassero al momento della sua costruzione per la cinta muraria? Le vecchie mura costituivano il lato posteriore quindi della rocca e andavano a formare quindi quelle che sono le ali del Cassero, dove tutt'oggi si conservano le antiche merlature in facciata e che probabilmente dovevano essere adibite proprio con funzione di corpo di guardia. Sulla muratura si erigeva poi come un vero e proprio avancorpo e con una solidità eccezionale appunto la torre a base quadrata. Il tutto doveva essere sicuramente circondato dal fossato allagabile, dotato anche di un ponte levatoio e ovviamente camminamenti di ronda. Allenato per le leggi leopoldine, non mancarono nel corso dei secoli sopraedificazioni, chiusura del fossato con l'interramento di tutta la base, intonaci e demolizioni delle merlature, per trasformarlo addirittura in quello in un documento conservato presso l'archivio della provincia di Arezzo nel 1901 viene definito una brutta casa di abitazione.